lavoro, non c'è tornata. Just isn't true. You wonder... No, quello che dice il governatore non è vero. Romney ha un piano che punta ad una sola cosa: salvaguardare il As a matter of fact, oil production is down 14% this year. Nel nostro paese la produzione di petrolio è scesa del 14% e quella di gas naturale del 9%. With respect to something like coal, we made the largest... Abbiamo investito molto sul carbone pulito per creare occupazione, esportare le nostre automobili e risparmiare. È questo quello che faremo nei prossimi 4 anni. But that's not what you've done in the last 4 years. Ma non è quello che avete fatto negli ultimi 4 anni. No, non è vero, governatore Romney. Certo che sì. No, ancora non è vero. Negli ultimi 4 anni avete dimezzato i permessi e le licenze in terreni e acque federali. Abbiamo prodotto più petrolio. No. Quanti permessi e licenze avete eliminato nei terreni e nelle acque federali? Governatore Romney, ecco quello che abbiamo fatto. C'erano diverse società petrolifere. No, io ho fatto una domanda. No, lei vuole... E la domanda è, quanti ne ha eliminati? Sono lieto di rispondere. C'erano diverse società petrolifere che avevano permessi che non usavano e quindi abbiamo deciso di porre fine a questa situazione. Mr. President, have you looked at your pension? Signor Presidente, ma lei la guarda la sua pensione? No, non la guardo perché non è grande come la sua. Many days that passed before we... Sono passati molti giorni prima che abbiamo saputo se l'attentato di Benghazi fosse una manifestazione spontanea o un attentato terroristico. La manifestazione non c'entrava nulla, è stato un attentato terroristico e ci è voluto molto tempo per dirlo al popolo americano. Il giorno dopo l'attentato, governatore, dal Giardino delle Rose, ho detto al popolo americano e al mondo che si trattava di un attentato terroristico. È interessante sentire che il Presidente, il giorno dopo l'attentato, abbia detto dal Giardino delle Rose che si trattava di un attentato terroristico. Lei ha detto nel Giardino delle Rose, il giorno dopo l'attentato, che quello era un attentato terroristico e non una manifestazione spontanea. Sì, si legga la trascrizione del mio discorso. He did call it an act of terror. It did as well. Con vero e proprio duello torniamo in Italia, approvato ieri in consiglio di rilancio. Abbiamo visto un piccolo excerpt del dibattito ultimo tra Obama e il suo contrappositore. Vi saluto. Vai. Gramsci, eh? In politica o si ha tutto il potere o non si ha nulla. Ogni governo è di per se stesso una dittatura nel senso moderno del termine, per il resto è Cesare lo Stato, bisogna dire. Per il resto bisogna essere sempre giusti, seguire le leggi, seguire attentamente le proprie funzioni, ma quando si fa politica bisogna attendere al potere. Ecco, e questo personaggio ha ispirato moltissimi anche oggi, nell'epoca moderna, i Fratelli Italiani, ricordiamo, con Cesare non deve morire, interpretato appunto da attori detenuti, Orso d'Oro a Berlino, adesso candidato all'Oscar, quindi speriamo, e vediamo come hanno interpretato i di marzo. Grande Cesare, attento. Non è bastato che Bruto si inginocchiasse in vano? E allora quando parlo per me? Questa scoperta, questa certezza ormai straordinaria, però
altro c'è da scavare, lì sotto ci sono, sotto quei palazzi ci sono delle ricchezze inestimabili. Sì, è il petrolio di Roma, dunque 2 milioni li abbiamo già spesi, ma non solo per gli scavi, soprattutto per i restauri, perché la sovrintendenza conta di riaprire l'area per il 2013. Quando tu mi hai tradito, ti ho bruciato tutto l'amore che avevo per te. Cosa c'è? Il mio libro, perché l'hai seppellito? Così mia madre non può trovarlo. Sua madre da 5 minuti non si sente più. Siete i soldati migliori e meglio addestrati che questo paese abbia mai mandato in guerra. Quanto la tecnologia abbia influito sulla vita della famiglia moderna. Mai sottovalutare l'imprevedibilità dell'ovvio. La tua bambina te l'hai lasciata. Grazie Paolo, allora buonasera a tutti di nuovo. Prega Dio. La nazionale di Cesare Prandelli. Incoerenza di tali intenti, ritengo irrituale, ha detto Formigoni, che